Facciamo la correzione della verifica. Funzione continua. Assolutamente. Discontinuità. Primo esercizio diceva, data la funzione f di x uguale a x fratto 2x alla seconda meno 1 e l'intervallo i da meno un mezzo a più un mezzo, estremi inclusi, determiniamo se la funzione data verifica o meno le condizioni del teorema della distanza degli zeri nell'intervallo e. Allora, qui non bisogna dare niente per scontato. Quali sono le ipotesi? Primo, l'intervallo è chiuso e limitato. Lo è? Sì, perché contiene gli estremi ed è limitato. È limitato ed è chiuso. B, la funzione è continua su tutto l'intervallo. Non è ovvio che sia continua. Bisogna vedere se questa funzione ha qualche discontinuità di qualsiasi tipo in questo intervallo. Per vederlo vado a cercare il dominio della funzione. Una funzione razionale fratta che può avere dei problemi dove si annulla il denominatore. Quindi vado a prendere il denominatore e 2x alla seconda meno 1 e mi chiedo se è nullo da qualche parte. La risposta è x uguale a più o meno radice di 2 mezzi. Qualcuno mi ha scritto anche più o meno radice di 1 mezzo, d'accordo? C'è problema. Quindi circa più o meno 0,7. Entrambi i valori sono esterni all'intervallo. Un mezzo è 0,5. Più 0,7 è più grande, meno 0,7 è più piccolo di questo. Quindi le ipotesi sono, cioè la continuità c'è. Perché all'interno di questo intervallo il denominatore non si annulla, è un rapporto di polinomi, è una funzione continua se il denominatore non è nulla. Ok, questo non è ovvio. Va verificato. Ultimo punto, la funzione assume segni diversi ai due estremi. Posso fare il calcolo, ma in realtà lo so subito perché la funzione è dispari. Il numeratore è dispari, il denominatore contiene solo x alla seconda, è pari. Dispari diviso pari fa dispari. Quindi la funzione è il segno di x, perché se x cambia segno, la funzione cambia di segno. Quindi qualunque segno abbia in un mezzo, il meno un mezzo ha segno opposto. Perché è dispari? Calcoliamo lo stesso il segno, però la caratteristica della funzione, visto che l'intervallo è simmetrico rispetto allo zero, vale la pena di considerare anche questo. Se non altro è un controllo in più sui calcoli che uno fa. F in un mezzo vale un mezzo per 2 per un quarto meno 1, quindi un mezzo meno 1 che fa un mezzo fratto meno un mezzo che mi dà meno 1. In un mezzo la funzione vale meno 1. In meno un mezzo il denominatore è identico, perché il quadrato di meno un mezzo è appunto più un quarto, cambia segno solo il numeratore. Meno un mezzo diviso un mezzo più 1. Ecco, la funzione soddisfa il requisito dell'interno. Infatti si annulla in zero, che è a metà strada tra meno e mezzo. Quindi, vediamo esattamente, qui è chiuso e limitato. Questo
Cioè, f di x è continua in D, si può dire anche f di x è di classe c0 in I, e questo c'è, f di meno un mezzo è maggiore di 0, f di un mezzo è minore di 0, quindi i segni sono opposti. Ci sono tutte le condizioni, quindi il teorema dell'esistenza degli zeri verificato, cioè applicabile, esiste in termini di dove f di c esiste almeno di c. Domande? No. Secondo esercizio. Data la funzione f di x definita a tratti, questo è uguale, anche se non sembra. Allora, la funzione vale meno x alla seconda, meno x meno 1, se x è minore o uguale a 1. Vale 2x meno b, se x è 1 minore di x minore o uguale a 3, e vale meno x alla seconda più a se x è maggiore di 3. Per quali valori di a e di b la funzione è continua di classe c0 tutto r? Ora, nei singoli tratti, cioè dove vale questa definizione, dove vale questa e dove vale questa, ho un polinomio, una parabola, una retta, un'altra parabola. Tutte e tre funzioni comunque continue, su tutto R. Gli unici problemi questa funzione può trovare nei punti di raccordo, in 1 e in 3, cioè dove passa da una definizione a un'altra. Mi spiego meglio, se fosse solo questa sarebbe continua dappertutto punto, se fosse solo questa sarebbe continua dappertutto punto qualunque sia B, se fosse solo questa sarebbe continua dovunque qualunque sia A. Okay? Bisogna trovare, se ci sono, non è detto che ci siano, dei valori di A e di B in modo tale che la funzione sia continua anche nei punti di raccordo. Quali sono? Sono due, la funzione si raccorda in 1 e in 3. Quindi ho due condizioni, per 1 e per 3. Prendiamo per esempio 1. La funzione è continua in 1 se succede che il limite per x che tende a 1 da sinistra di f di x, questo è 1, è uguale al limite per x che tende sempre a 1 da destra. Ma qui il limite deve essere, il valore della legge deve essere la stessa. Possono essere x diverse. Nello stesso x il limite destro e sinistro devono essere finiti ed uguali. Che siano finiti lo so perché sono polinomi, che siano uguali non è per niente ovvio. Cominciamo da questo. Se sono a sinistra di 1 devo utilizzare questo calcolo, questa espressione, perché vale per gli x più piccoli di 1. Okay? Quindi limite sinistro, questo limite lo calcolo utilizzando meno x alla seconda meno x meno 1, ottengo meno 3, meno 1 meno 1 meno 1 fa meno 3, qui tende a 1, attenzione, qui c'è un meno ma sembra un meno ma non lo è. Il limite destro in 1,
deve usare questa definizione, perché se si approssima uno da destra è in un intorno destro di 1, dove vale questa espressione. Quindi il limite per x che tende a 1 da destra deve usare 2x meno b, che fa 2 meno b. Allora, finché la funzione sia continua anche in 1, f di x è continua in x uguale a 1 se il limite sinistro, cioè meno 3, è uguale al limite destro, 2 meno b, da cui b è uguale a 5. 3 più 2. Passiamo a esaminare l'altro punto critico, che è il 3. Affinché f di x sia continua in 3, deve succedere che il limite per x che tende a 3 da sinistra di f di x deve essere uguale al limite per x che tende a 3 da destra, sempre della funzione, ma a sinistra di 3 la definizione è questa, 2x meno b, a destra di 3 è meno a x alla seconda più a, ma b so già che vale 5, perché altrimenti non sarebbe continua in 1, quindi sfrutto il fatto che questo numero è 5, non serve che mi porto dietro ancora il b. Oppure se lo faccio, dopo avrò un sistema di due equazioni in incognita. A sinistra di 3, ripeto, il limite per x che tende a 3 a sinistra di 2x meno 5 vale 2 per 3, 6 meno 5, 1. Il limite destro in 3 di meno x alla seconda più a, angolo conosco, vale meno 9 più a. Attenzione, qui il meno è fuori del quadrato, prima faccio il quadrato e dopo c'è il meno, quindi viene meno 9. Ora il limite sinistro coincide col limite destro se 1 uguale meno 9 più a, per gli amici a deve valere 10 e il gioco è fatto. Se a è 10 e b è 5, la funzione è continua su tutto altro, per qualunque altro valore di a e di b non è continua, avrà dei salti. Ok? Quindi f di x è continua su r se e solo se a vale 10 e b vale 5. Esercizio. Date la funzione f di x che vale 3 x alla seconda meno 2 fratto x meno 1, individuate se la funzione ha discontinuità di quale tipo e se ha asintoti e quali. Funzione analitica algebrica razionale fratta. Può avere asintoti se il denominatore si annulla da qualche parte. Qual è il dominio? Il dominio è tutto r tolto 1, perché 1 annulla il denominatore, x meno 1 è 0 se x vale 1, quindi 1 lo devo togliere, che non posso dividere niente per 0. Potrebbe esserci un asintoto, non è detto, potrebbe essere un asintoto per sapere se c'è o se non c'è, quindi ripeto, in 1 la funzione non è calcolabile. Per sapere che tipo di discontinuità, in particolare se è un asintoto, devo andare a vedere come si comporta in un intorno di 1,
mi calcolo il limite per x che tende a 1 della funzione 3 x alla seconda meno 2 su x meno 1. Il numeratore tende a 3 meno 2 è 1, il denominatore è 0, la funzione diverge. Il denominatore si annulla, il numeratore no, divergenza. Quindi x uguale a meno 1 è asintoto verticale. Discontinuità secondo tipo, o specie che dir si voglia. Ci sono altre discontinuità? No, perché tranne che dove il denominatore si annulla, un rapporto di polinomi è sempre una funzione continua. Ci sono altri asintoti? Sì, andiamo a cercarli. Qui, prima osservazione da fare, il grado del numeratore è 2, del denominatore la differenza è 1, c'è sicuramente un asintoto ovunque. Posso fare in entrambi i modi, usando un fini oppure con la definizione di M e di Q. Cerco gli asintoti obliqui. M, limite per x che tende all'infinito di f di x su x. La struttura di limite non posso non metterla, perché M è un numero, senza limite questa è un'affermazione. Il limite quando esiste è un numero, la funzione quando esiste è un'infinità di numeri. Non è un optional la struttura di limite. Applicando la forma di f ottengo limite per x che tende all'infinito di 3 x alla seconda meno 2 fratto x alla seconda meno x, che è da 3. Rapporto dei coefficienti delle x grado più alto. Grado 2 sopra, grado 2 sotto, la funzione converge, m è 3. Q, anche qui il limite è obbligatorio, f di x meno mx, quindi limite per x che tende all'infinito di 3x alla seconda meno 2 fratto x meno 1 meno 3x. Sommo le due espressioni, vettore comune di meno 1, 3x per x meno 1 fa meno 3x alla seconda più 3x. Se x alla seconda meno 3x alla seconda posso semplificarlo, mi rimane 3x meno 2 diviso x meno 1. Numeratore di grado 1, denominatore di grado 1, rapporto dei coefficienti di 3 più 3. Ergo, la retta di equazione y uguale a 3x più 3 è asintoto unico. E non ci sono altri asintoti, se no li avrei trovati. D'accordo? Numero 4. Cambiamo pagina. Qui sono tre figure, spero di riuscire a fare decentemente, cominciamo dalla prima. C'è una curva che assomiglia molto a una parabola, se non lo è. C'è un buco in x con 0. La domanda è: che discontinuità ha questa funzione? La funzione in x con 0, per quanto è dato di indurre dal grafico, è convergente, cioè esiste finito il limite per x che tende a x con 0 di f di x, ed è un numero reale, ma non è il valore della funzione in x con 0, perché non c'è.
discontinuità di terza specie. Discontinuità eliminabile. Le converse, ma non ai loro trasformazioni, o perché non c'è o perché è un altro. Io qui ho esagerato il buco, ma insomma dal grafo si vedeva abbastanza bene che c'era un buchetto. Okay. Questo era il grafico A. Grafico B. Qui c'è X con 0 che cade in questo punto. Qui c'è una retta e qui. Questo buco sta a indicare la rete di Bafili, ma qui non c'è. Qui ho che il limite destro è finito, quindi x con 0 da destra è un numero variabile, mentre il limite per x che tende a x con 0 da sinistra è più infinito. C'è una divergenza, per questo fatto la discontinuità è la seconda specie, che è la funzione di x con 0 diverge. C'è un assoluto, anche se è sulla sinistra. Non c'è un salto. Se ci fosse un salto potrei calcolare il salto. Qui il salto è di ampiezza infinita, ergo c'è una divergenza, ergo seconda specie. Ok? Poi questo è il grafico B. Funzione di grafico C. Qua lo abbiamo, un cerchietto che è quello che va in su, un tondino pieno. Qui il limite destro e sinistro sono finiti entrambi, non ci sono divergenze, ma c'è un salto, discontinuità, prima specie. Non ci sono divergenze, la funzione converge sia a destra che a sinistra, ma converge a due limiti distinti. Dove c'è il cerchietto è pieno vuol dire che la funzione ha questo valore, mentre qui il segreto vuoto non c'è. Domande? L'ultimo grafico dell'esercizio, anche qui c'è un disegno grafico. Grande, grinta. La funzione era un'iperbole, x meno 1 fratto x meno 2. Qui c'è 2, qui c'è 1. Quali sono gli assoluti di questa funzione? Beh, si può capire sia solo dal grafico, perché qui la retta verticale passa per x2, quindi x uguale a 2 è asintoto verticale, infatti il denominatore si annulla in 2, il numeratore no, e poi x non uguale a 1 è asintoto orizzontale. Se x tende all'infinito, grado 1, rapporto di coefficienti è 1, x non uguale a 1 è asintoto orizzontale, oppure si poteva vedere il grafico della retta orizzontale che passa. Qui c'è 1, non ci sono altri asintoti. Fine la pista. Domande? Grazie.